In una delle zone più belle di Ortona si trova Zoart. Con Gabriele Lacchei, il suo responsabile, presentiamo questa bella realtà che tiene compagnia artisticamente a centinaia e centinaia di persone tutti i giorni. Sì, benvenuti a Zoart. Ci troviamo qui in modo eccezionale. Zoart nasce nel 2006, è frutto di un recupero importante architettonico e soprattutto di recupero di stato di abbandono di questo bellissimo spazio in cui ci troviamo adesso. Abbiamo cinque gabbie che sono le protagoniste di tutta questa storia, gabbie di risulta di un vecchio zoo, di un'idea un po' che noi definiamo assurda degli anni 80 di mettere animali in gabbie. Nel 2006 nasce Zoart proprio per ridare dignità a questo spazio e per soprattutto inserire all'interno le gabbie artisti, perché Zoart ti chiude in gabbie aperte, diciamo noi. Tra cui il maestro Pietro Trevilino, un artista da valorizzare ulteriormente, un artista che ha fatto la storia della città e della nostra regione. Sì, devo dire che sono molto orgoglioso di questo. Tutta Zoart si è mossa insieme al nostro caro amico Armando Carusi, che ci ha dato il là in questo bellissimo viaggio di recupero, perché Zoart spesso recupera e fa miracoli, questo è l'ennesimo, e siamo contentissimi di poter ospitare le opere del maestro, che nella mia generazione, ma anche in quelle di altri, ricorda soprattutto il suo Pinocchio fuori dallo studio, che via eccezionale siamo riusciti a portare qui in gabbia 3. Zoart si trova proprio al di sotto della passeggiata orientale, in una posizione davvero suggestiva. Sì, Zoart va cercata. Noi contiamo molto sull'effetto sorpresa e quindi invitiamo tutti coloro che ci vengono a trovare qui di raccontarci in giro, no? Perché Zoart è davvero una bella favola moderna. E tra l'altro è un progetto infinito e vi invitiamo a seguirci, perché ne abbiamo delle belle ancora da mettere su in questo grande recupero, in questo bellissimo parco, purtroppo devo dire per tre quarti in stato di abbandono, e questo ci dispiace. Programmi futuri, c'è innanzitutto la novità che ci tiene impegnati per tutto l'anno in questo che ormai è un laboratorio aperto sempre. Vi invito a venire sempre, perché apriamo anche la mattina, e quindi Zoart non è più solo una rassegna estiva, ecco, questo vorremmo che tutti capissero, che anche se fa freddo abbiamo le gabbie scaldate, abbiamo un sistema, abbiamo investito i nostri guadagni per la miglioria, no? Della vivibilità di ognuna di queste gabbie, e invitiamo a venirci a trovare, perché è molto suggestiva questa nuova versione.